Comparazione e calcoli sull'orizzonte. 19 ottobre 2022, una giornata calda con circa 28 gradi, abbastanza secco con un 30% di umidità. L'acqua a 15 gradi, mentre la fotocamera si trova a 13,7 metri sopra il livello dell'acqua. La ripresa è sulla superstrada per Conchita a 36,7 km di distanza e si possono vedere camion ed automobili in movimento nonostante non sia una giornata super limpida. Il video che abbiamo appena visto è di Pablo's Dog, ma adesso vediamo cosa ha fatto Heath Carmody utilizzando lo strumento di analisi dell'osservazione SwanAlyzer aggiornato con questo video, dove analizza la relazione angolare del punto della superstrada Mesa Lane rispetto all'estremità apparente dell'acqua visibile che si trova sulla costa lontana. Sono stati presi in considerazione gli input, incluso il campo visivo, in base alle misurazioni di Google Earth. Se questo è il campo visivo della veduta di questa immagine, se l'osservatore fosse ad un'altezza di 13,7 metri, se questa è la stessa altezza a 10,5 km, rappresentata dalla linea rosa alla base del cigno, e se questa è la distanza della lontana costa, rappresentata dalla linea gialla sulla testa del cigno, allora, secondo la prospettiva, su una superficie piana, il livello degli occhi dovrebbe trovarsi qui. La stessa altezza a 10,5 km dovrebbe apparire qui. La costa lontana dovrebbe trovarsi all'incirca qui. E la base del suolo a 10,5 km dovrebbe trovarsi qui. La luce avrebbe bisogno di piegarsi verso l'alto con un raggio all'incirca di 27.511.756 km. In altre parole, praticamente uno spostamento netto della rifrazione fino al livello degli occhi. Comunque, se il vostro livello degli occhi rimane lo stesso, allora la stessa altezza del livello degli occhi a 10,5 km sarebbe apparsa qui. La base del suolo a 10,5 km sarebbe apparsa qui, la fine dell'acqua visibile sarebbe apparsa qui e la costa lontana sarebbe apparsa qui se non ci fosse l'acqua di mezzo. Poi possiamo considerare la possibilità che la luce pieghi in modo concavo con un raggio di circa 6 km e 372 metri sopra una superficie piana, ma non daremmo mai per scontato questo. Per coloro che sono interessati sullo stesso argomento, su indice alfabetico, avete a disposizione le voci rifrazione, oltre ad un video interessante a cui accedete attraverso la voce Sole e rifrazione atmosferica sulla Terra piana, oltre alla playlist FE PERT Esperimenti. Grazie per l'attenzione.